vedere il Milan ieri, mi sono divertito, ho visto 4 gol. Posso dire una cosa? È da pagare il biglietto per vedere Teo. Che tiro ha fatto, a parte il No, ma tiro, vabbè. è forte. Sì, è forte. È forte, sì. Ha una qualità tecnica e fisiche che è impressionante. Cioè, ogni volta c'è la palla, uno dice, cosa fa? Ma quando parte da Sinistro, dietro sinistro. è già Sì. pericoloso. Cioè, può giocare anche il centrocampista a sinistra, può giocare alla sinistra. Puoi metterlo dove vuoi, è talmente forte. Sai quando uno dice cazzo, questo è forte, fa quelle, lui fa quelle che gli pare. Crossa, tira, ma poi fa degli inserimenti incredibili. Dimmi una cosa, Guarda, Kamel, giocatore incredibile. così mi è venuto adesso ragionando, viene un po' l'idea della sua onnipotenza quasi calcistica nello stesso modo in cui tanti anni fa la vedevamo in Maicon a destra? Avete presente quando Sì. Maicon, che diceva, Maicon prende palla, è già trequartista, può tirare in Sì, porta, dribbla. Sembra la stessa cosa a sinistra. Cioè, come dire, è il più bravo, bravo, pericoloso Kamel. da terzino, eh? Bravo, Sì. Kamel. Bravo. È È un incredibile. centrocampista che si inserisce. Centrocampista avanzato. Sì, è Perché comunque, decisivo. ragazzi, come limite l'aria, tira delle sassate che rischi di far gol sempre. Infatti, mi sa che il primo gol è... Il No. rigore, tu dici? Quello è Quando lui quello. tira. Scusa, non ho visto. No, No, quello, quello è il quando ha gol tirato di... che... Scusami, il gol di Abraham. Sì. Insomma, No, no, tu cross, dici la c'ha piede, c'ha tutto. deviazione. Sì, no. Ogni volta No, tira no, uno no. con degli Abraham, può far gol, può succedere punizioni, tutto. Ma c'è un... Cambia gioco, ma un piede della Madonna, veramente forte, forte. Il tuo amico Leao, quando è entrato, quei 15 minuti, 20 Mamma minuti mia, che ha lo so. fatto, ma cambia. Cioè, Ibra gli dà la palla, lui la porta via, non lo prende, è talmente veloce, capito? Non... Se gli rientrano quei giocatori là, perché Milan comunque anche prima sono tosti, capisci? Sono tosti. Normale gli manca quella qualità, quei 2-3-4 in più per dire posso arrivare fino... Loro hanno bisogno di tutta la squadra al completo sempre, no? Per arrivare fino in fondo. L'Inter no, l'Inter c'ha dei cambi incredibili, no? Il Napoli c'ha dei gran cambi incredibili. Loro hanno bisogno di essere tutti lì. Allora il Milan, secondo me, ora che sono stati rientrando tutti, lotterà fino alla fine. Portiere incredibile. No, Portiere forte, forte, forte. ci ha fatto una parata Forte, pazzesca. forte, forte. Tonali ha fatto una bella partita. Bene, molto bene. E Milan tosta. La Roma. Allora, la Roma, metà campo in su, sono bravini. Sono bravi. Peccano in difesa, troppi errori gratuiti, capisci? Di tecnica, di concentrazione, troppi errori, ma anche ieri, anche davanti, troppi errori banali, no? E se fai queste partite non vinci a San Siro, ci sono cazzi, non vinci. Non vinci. Abraham così così, ora Abraham è forte, eh? Sì, non Non so capisco perché, perché Erdogan, troppi anche errori da dell'approccio soli. diverso. Al di là della qualità, al di là del valore, al di là dell'importanza della contesa, io Cioè, la non mi Roma, aspetto di più, caspita. se sbaglia un'altra partita, ok, ma non puoi sbagliare queste cose col Milan. Perché ora tu Poi in c'hai più Milan potevi e Juventus. approfittarne. Tu c'hai Milan e Juventus in casa, hai due partite della Madonna. Cazzo, devi essere una squadra tosta come delle belve, no? Poi dopo la Juve ci sta che hai un calo e perdi qualche punto, capito? Ma queste partite Basta. no. Puoi andare a San Siro a giocare così, palla indietro, la dai a quel giocatore del Milan che fa, poi prende il palo Giroud e fa l'altro. Cioè, ma che robe fai? Troppi errori gratuiti, no? A Milano prende le fiammate, eh? Quel Milan prende le fiammate, anche se c'è mezza squadra, però il Milan c'è sempre nella partita, no? È sempre dentro. Quindi, quando poi le partite poi non le recuperi più, ha fatto un gol fortunoso, ma non le recuperi più la partita. No. E basta, eh. Ora La sarà quella Roma, no, divertente. la Roma è Fine. andata di reazione quando doveva recuperare la partita, però cavolo, hai il Milan, ok, ti ha recuperato in avanti giocatori importanti, però in difesa, cavolo,
era rimaneggiata, comunque mentalmente anche cerchi di fare una partita differente, invece è stata stradominata nella parte iniziale. Poi sempre quando c'è un minimo problema non me la vedo mai squadra, nel senso che poi anche nelle difficoltà di recuperare la partita diventa nervosa, espulsioni. Sembra comunque che c'è sempre un piccolo incendio che devi sfiammare, perché c'è sempre, non solo tatticamente o come partita o come prestazione, però me la vedo anche che sono mentalmente fragile alle minime difficoltà. Il Milan invece è pazzesco. Il Milan, cioè Giroud ha fatto una gran partita, cioè davanti comincia a scegliere, Rebic ancora non è pronto, Ibrahimovic. Cioè il Milan secondo me sarà pericoloso fino alla fine, perché come ha detto Bobo i giocatori sono di qualità, quelli che sono mancati, e poi hanno personalità, giocano, hanno sempre un'idea di gioco che la Roma, anche se Mourinho cerca di cambiare alcune volte, proprio non si è vista per niente. Allora ragazzi, io dico questo, guarda, dico questo, no, non è giustificabile la partita della Roma, al di là di come è andata su degli episodi. Ma perché? Perché al di là degli episodi, che non è un particolare, gli episodi fanno parte della gara, però voglio dire, noi guardiamo, tu cammini, eri lì e vedi il calcio, eri sopra, vedi l'andamento, l'approccio, noi leggiamo delle sfumature di gioco, vediamo le distanze, vediamo l'atteggiamento del corpo quando vai a fare un passaggio, quando vai a fare uno smarcamento, cioè le riconosciamo, no? La traduzione non può non essere che è una grande delusione la partita della Roma rispetto alla partita del Milan. Allora, il Milan, ragazzi, al mattino ha scoperto che la coppia centrale era positiva. Cioè, Tomori e Romagnoli, Kier è già fuori, ok? Caspita, il Milan si è presentato con Kalulu e Gabbia centrali, ok? Si è presentato senza quella che è stata la coppia di centrocampisti centrali che ha accompagnato il Milan in questo biennio, che è stato testimoniato anche dalla partita di ieri sera, che sono Kessié e Bennacer. Ha giocato Krunic e Tonali, ok? Davanti il Milan, Nick, il Milan, davanti aveva Giroud, ok? Sì. Aveva Brahim Diaz, che ha finito l'anno come controfigura di se stesso, perché è stato ammalato, non ha recuperato, ok? Aveva Messias. Cioè, ora, io dico, ma il centrocampo del Milan, Krunic, Tonali, ok? Che è stato il migliore in campo per me, Krunic, Tonali e vertice avanzato Brahim Diaz. Se tu lo vai a incastrare con Veretout, Mkhitaryan e Pellegrini, ma la Roma non può non giocare ed essere dominata, sbagliare, essere lunga in questa contesa. Perché il Milan aveva meno di mezza squadra. Perché Ibrahimovic e Leao sono entrati dopo, Rebic non c'è. Ragazzi, è questo che dico. Allora, al di là di come è andata la situazione nei minuti, ma la Roma è partita, è andata sotto 2-0 ed è stato un rincorrere, come ha detto Camelo, un po' casuale, qualche strappo, il rimpallo. Poi la Roma, che è squadra, è chiaro che ti può rientrare, però proprio perché ti può rientrare andiamo ad analizzare, ma come l'ha preso il gol di Leao? Lascia stare la giocata di Leao, che è Leao, perché poi Leao vedi che viene fuori ed è ancora un 99 all'età di Zaniolo, è Leao. Quindi Leao poi comincerà sempre di più, e finché se da Manchester si interessano per Leao è perché dicono, sai cosa, è discontinuo, fammelo vedere a me, che secondo me io lo faccio diventare continuo, perché di là ragionano così. Allora, questi gol la Roma li prende con troppa facilità. Cioè la Roma prende dei gol che sono poi quelli, dopo poi fra, quando ci andiamo sui discorsi della Lazio, parliamo di quelli della Lazio, che compromettono un eventuale, ieri non è stata la giornata di una buona partita, però un'eventuale buona partita è sempre sul filo di diventare cattiva partita per delle ingenuità che sono troppo evidenti. Cioè quella è una palla buttata in una contesa con Ibrahimovic e chi c'era, Smalling, ok? In un contrasto arriva Leao che con uno stop, correndo dritto, va davanti al portiere, ma sapete quanti erano? 4 contro 2 con i due dietro. Palla lunga, uno su Ibra, gli altri devono scappare. Bravo, ma queste cose qua sono cose che ci insegnano da quando siamo bambini, e non posso neanche pensare comunque che l'allenatore debba dirgli ai giocatori di quel calibro. Cioè la lettura su quella palla è troppo facile per mettere Leao davanti al portiere senza che tu vai a contendere la palla. Non c'è contesa, perché?
Perché devi uscire così dalla contesa? Perché rimani 2-1 e la porti avanti fino alla fine. Allora è questa che dico. È troppo strano andare a valutare se una squadra cresce quando dentro alla partita ha sempre delle possibilità di fare questi errori. È questo, raga, è questo. E poi lunga, poco fluida. Il Milan è veramente una grande squadra. Invece il Milan, quindi una squadra con delle difficoltà contro una grande squadra, finisce così. Milan lo sappiamo. Campbell, quindi nella partita erano tosti, no? vincono loro. Se vai via San Siro a molle, come erano loro, che prende 3-4 pappardelle, ci sono cazzi. Invece loro, però anche di dietro, troppi errori, Campbell, troppi passaggi... Sì, sì. Anche se non ti prestano, troppi errori individuali che non puoi fare se vuoi fare un certo tipo di campionato, no? E certe partite puoi farlo contro il Milan, Inter, certo, queste squadre qua. No, assolutamente. Non, ma soprattutto farlo. Io dico, no, la Roma che dovrebbe guardare se stessa, perché la Roma è sempre stata tradizionalmente, no, una squadra che nel momento che ti dava fiducia poi tradiva, ok? Quindi la vittoria di Bergamo fatta in un certo modo, no? Con delle situazioni anche che hanno convinto, andata a sicurezza. Poi con la Sampdoria va in vantaggio, ributti via 2 punti, no? Sampdoria lì ha perso in casa col Cagliari, tu butti via 2 punti, riparti così? È questo che dico. E ti ripeto, io ho visto Messias, l'ha quasi umiliato Vigna. Sì. Cioè, è stata un'umiliazione, non sapevano come prendere, come scalare coi tre centrali, che secondo me a volte sono eccessivi i tre centrali, se vuoi cercare di scalare meglio e giocare, perché tre centrali c'era Giroud. Se tu abbassi i 2 quinti, sei 5 contro 3, perdi poi un uomo, allora dopo lasci poi Zaniolo ed Abraham nel deserto e devono fare 1 contro 1, cioè, e questo è già più tattico, può essere anche meno interessante, secondo me lo è invece, però l'atteggiamento e l'approccio non è della squadra, non bene. Poi dopo magari, capito, come hai detto te, poi gioca fra 2 giorni con la Juve, fa la nuova grande partita, peccato, però sì. Rimani lì, rimani un po' incompiuto, sì, no? Sì. E secondo me il tempo è già passato anche lì, c'è già stato troppo tempo. E non so, il Milan, voglio dire una cosa, il Milan è una conferma come far le cose bene. Bravo. Aiuta anche a superare qualche scivolone o qualche sbandamento, perché il Milan aveva fatto, no, pareggiato a Udine, aveva perso in casa di rigori col Sassuolo, quelle situazioni di quei 2 o 3 partite, no? Era un po' aveva perso in casa col Napoli, ti ricordi? Ok, ma caspita, il Milan come ha chiuso e aperto il nuovo anno? Vittoria a Empoli, 4-2, c'era andare a vincere a Empoli, e vittoria secca ieri, potevano essere anche 4 se non sbaglio a rigore Ibra. Il Milan è la prova della bontà del lavoro, della qualità del gioco, dell'unione di intenti tra le componenti della società, tecnica, squadra, giocatori, le rotazioni che premiano, quindi è l'ennesima grande prova di questo movimento che non si ferma. Sì, come dici tu, c'è un percorso, c'è una strada, c'è tutti che seguono l'allenatore, ognuno sa il suo ruolo, cose che non si vedono a più di una squadra, non solo la Roma. No, certo. E quindi questo paga la lunga. Ok, con Liverpool dicevi, cavolo, ma che Milan è questo? Piuttosto che un'altra partita, non mi ricordo quale, sono stanchi, mancano troppi giocatori. Col Sassuolo, quando ho perso in casa. Sì, però ci sta ogni tanto. Però ripartono subito, come hai detto tu, poi sono tante le cose positive, veramente minime le cose negative, quindi nel lungo termine non puoi che giudicare il Milan in maniera positiva. Poi sono d'accordo con te, cavolo, il centrocampo, Tonali ha fatto una partita pazzesca. Comunque hai di fronte un signor centrocampo che è quello della Roma. La Roma mi sembra che, come se l'arrivo iniziale di Mourinho aveva creato entusiasmo e delle cose venivano... Ti ricordi che dicevamo la Roma ne perderà poche di partite? Ma aveva preso un percorso la Roma diverso da quello che poi ha rivisto in corso d'opera. Parlo anche proprio tattico e strategico. Ti ricordi, dicevamo, cerca di vincere, nuova filosofia, può anche rischiare di perdere, ma cerca di vincere. Sì. E quella partita in casa col Sassuolo, Roma-Sassuolo, certo, però la puoi perdere, ma è lo... E come si deve affrontare secondo me il calcio? Campbell, ti ricordi
tu, come te, no, bravo, quella lì volevo dire, che ti è rimasta impressa, no? Juve-Roma, la Roma ha fatto la partita, cioè, aveva pareggiato, poi rigore sbagliato, perdi 1-0, però non è che non l'ha fatta. Dopo, quando a un certo punto, perché non è il sistema, cioè il sistema è l'analisi, perché può riguardare una partita. Vi ricordo che quando ce lo insegnava Fonseca sull'analisi, no? Tu hai una tua filosofia e poi c'è la strategia che può variare di gara in gara, ok? Tu puoi sbagliare anche una volta la strategia, ma se sei dentro una filosofia di un certo tipo, mi sembra che sia stata un po' cambiata. Davanti a un cambiamento che Mourinho aveva ricevuto, era stato premiato a Bergamo. Era stato premiato. Però caspita, allora, se tu sei premiato e hai una strada, non puoi sbagliare quell'approccio a livello mentale. Cioè, devi almeno avere le tue certezze che ti hanno dato delle risposte. E caspita, è forte, è grave. Io penso che se ne rendano conto, perché anche Mourinho ha detto, pensa, Mourinho, che giustamente ha fatto riferimento degli episodi, ha detto, però la partita l'abbiamo giocata malissimo. Non è che si nasconde sull'aspetto tecnico-tattico dell'approccio, l'attitudine, non è, è stata fatta molto male quella partita. Sì, sì. Ma c'è la Juve. Quindi, due giorni c'è la Juve, vediamo che conviene. Quindi Camel, ieri ero allo stadio, che ambiente c'era? Bello, bello. La gente c'ha voglia di calcio, Camel. Sì. Boati sui gol, bello, bello. La gente c'ha voglia di andare allo stadio, c'è poco da fare. La gente probabilmente se ieri potevano entrare il 100%, erano tutto erano 80.000. Cioè la gente vuole andare allo stadio, dai. Milan così, vuole andare allo stadio a San Siro, è una bolgia, bello, bello. Ha fatto casino, c'era casino nonostante i 37.000 e basta quello che erano, ma bello, era bella atmosfera. C'è un entusiasmo che si è ricreato dopo anni e anni e anni che il Milan non era a sti livelli. Sì. No, ma stanno facendo le cose come si deve, quindi meritano tutto il successo che hanno. Sì, decisamente, gran lavoro che andrà avanti ancora, adesso sono su qualche giocatore per allungare, per completare. Ma però è buono quello del Lille, il difensore che vogliono prendere, chi è? Botman, quello lì, sì. È un buon giocatore. Perché loro lì è che hanno bisogno. Ma loro hanno, secondo me, una bella unione di intenti sui profili da prendere, poi può arrivare a uno, può arrivare a un altro, cioè, però loro sono giusti, sono allineati nel rapporto qualità, età, prezzo, qualità, età, prezzo, esatto, fa le cose per bene, veramente lì tra l'aspetto amministrativo, l'aspetto di scouting, l'aspetto tecnico, perché poi tutto deve andare poi a favore del tecnico, della squadra, c'è una grande sinergia. Ti ripeto, ragazzi, torniamo indietro di 2 anni e guardiamo Ibrahim Diaz, i Salemaker, ma nel Milan sta giocando titolare Messias. Cioè io sono il primo che dico, secondo me lì sulla tre quarti si può mettere qualcosa. Adesso non so se prenderanno Colomuani, questo attaccante, un attaccante completo, un attaccante che fa gol in tante maniere, di tacco, di acrobazia, attacca lo spazio in area di rigore. Cioè, non so se arrivano su questo ragazzo, ma comunque sono tutti profili che non sono giocatori che parti e di sicuro fanno la differenza, ma di sicuro sono utili al Milan di Pioli. Quindi sono in sinergia nella ricerca. Sì. Sono in sinergia. E infatti vengono premiati anche dai risultati. E sono di nuovo lì, sono un punto. L'Inter non ha giocato, il Milan è di nuovo un punto secondo, ancora lì, rimediando quel periodo, perché quando l'ha perso... Dove va domenica? Va a Venezia. Venezia-Milan. Va a Venezia, probabilmente lì giocherà titolare Ibrahimovic, e probabilmente giocherà titolare Leao. Capito? Cioè, capisci come hanno costruito... Poi l'allenatore, nel momento della flessione o della presunta tale, ma era in flessione Brian Diaz, no? Prima della pausa, lui sceglie di far giocare Kessie tre quarti,
doppietta. Sì. La prima ora Empoli, l'Empoli giocava che sì, la vinceva, eh. Sì, poi non meritava, va, esatto, vai 2-1, prendi il largo, finisce 4-2, no? Ma l'Empoli giocava che sì, la vinceva lì, sereno, tranquillo, dopo che gli avevano annullato il gol, ti ricordi, qualche giorno prima col Napoli, pof, sì, là, paf, vedi, oh, il tecnico che mette e lascia fuori due di ruolo, perché Krunic e Ibrahim dietro, però chi gioca ieri, Krunic e Ibrahim, e fan bene, perché ha preso anche la traversa Brahim Diaz. Questa per me è come squadra. Rientrano tutti lo scudetto fino alla fine, fino all'ultima giornata, non morono più, stanno lì, sì, caspita ragazzi, e aspetta, è tutti gli anni, comincia a essere il terzo questo, eh? No, siamo bene, tre, bene, bene. Cioè,